Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Un giornalista di lungo corso, sei stato direttore per tanti anni. Intanto avresti commissionato un'inchiesta di questo genere sull'autobiografia di Meloni? Assolutamente sì, l'avrei pubblicata più tardi. Adesso non, cioè avrei aspettato del tempo. Perché? E poi perché avrei cercato più cose, di scavare di più. Però voglio dire una cosa a merito. Dopo 30 anni che la maggior parte delle inchieste cosiddette si facevano sulle carte giudiziarie, lo dico autocriticamente, questa è una delle prime inchieste fatte da dei giornalisti. E bentornati i giornalisti a fare il loro mestiere, perché tutte le precedenti, tutte, tante, la gran parte, eclatanti. Guardate che non è stata una, anche perché si dava ai magistrati o ai poliziotti, a coloro che facevano le inchieste, il potere di condizionare l'informazione per 30 anni, tanto potere di condizionare l'informazione. Quindi, a parte le cose sacrosante che ha detto adesso Alessandro Giuli, chiunque va in politica, caro mio, bello mio, ti faranno, non solo adesso, questo è l'inizio, per 5 anni staranno a lei, a Lollobrigida, alla sorella e a tutti i membri, a Valditara, ai membri del governo. È chiaro che non, se qualcuno di loro non ha pagato il biglietto dell'autobus, non stia tranquillo, perché prima o poi verrà fuori. Il fatto che non ci siano rilievi penali, secondo me, sta a bontà dell'iniziativa, nel senso che questo, quando lo si fa nei giornali anglosassoni, lo si fa per vedere il tasso di moralità, non per vedere se quello deve andare in galera o non direttamente, per vedere se è un imbroglione, un truffatore, un mentitore. Allora, l'effetto di questa cosa, c'è Silvia che vuole parlare, le cedo subito, l'effetto di questa cosa, se ne scopriranno altre, per questo avrei aspettato un po' di più, però credo che ci sia stata una rincorsa da, di persone, concorrenza tra, ma insomma, quotidiani. Deve esserci stato qualcosa di strano, perché all'improvviso due che faremo un'inchiesta sull'inchiesta. Faremo un'inchiesta. Però non, no, dicevo, dicevo il fatto che si parli solo di morale e non di cose che vengono chiamate in causa i giudici, fa parte del giornalismo. Noi siamo qua per discutere se è una persona, allora, per bene, o una che racconta le vere storie. Quanto al libro, scusate, fatemelo difendere, da Libro Rizzoli, a quello, certo, altro che il libretto di propaganda, è stato un best seller favoloso, certo. E la casa editrice Rizzoli ne è ancora fiera e lo ripubblicherebbe domani. E poi comunque è l'inizio della costruzione di una leadership. Noi abbiamo capito chi era la Meloni di una quando presidente del Consiglio. È stata la prima volta che un uomo politico fa un libro autobiografico e vende, adesso non lo so, come vendi tu, hai capito? Cioè, ha venduto. Direi che quel libro no, ha venduto. Senti, sei molte, anche tu molte, un'autrice Rizzoli, so bene che allora, Silvia Borrelli, tu